44esima edizione di questa splendida iniziativa. Questo sta a significare la grande tradizione che ha acquisito questa mostra in questo splendido borgo medievale di Montepagano. Noi siamo molto contenti di poter continuare questa tradizione, sperando possa essere una vetrina ancora più importante per gli eccellenti vini abruzzesi, che oramai stanno acquisendo un mercato molto importante a livello mondiale, e quindi sicuramente, visti anche i tanti turisti che in questi giorni affollano la Costa Teramana, può essere un motivo di farsi conoscere ancora di più. Turisticamente ha una ricaduta sicuramente positiva. Questo evento è alla 44esima edizione, quindi ormai è uscito fuori dagli ambiti anche regionali, perché voglio ricordare che noi dallo scorso anno facciamo parte di Res Tipica, che raccoglie un'associazione dell'ANCI che raccoglie tutti i migliori eventi a livello italiano. Quindi diciamo che la mostra dei vini di Montepagano è ormai ha il suo successo personale ormai dopo 44 anni. Noi stiamo lavorando ormai da 4 anni, noi, da quando ci siamo insediati, in una sorta di restyling di questo evento. Noi abbiamo riportato con il nostro intervento il vino al centro dell'attenzione, cioè noi abbiamo fatto serate gourmet, degustazioni a tema, quindi tutto quello che può in un qualche modo riportare il turista vicino al vino, alla sua conoscenza e a conoscere quindi automaticamente anche il nostro territorio, quindi abbiamo riqualificato la mostra in questo senso. Venti cantine abruzzesi, eccellenze del nostro territorio, che esporranno i propri prodotti qui a Montepagano. Un risultato importante che celebra una rinascita negli ultimi anni di questa mostra. Nonostante le difficoltà finanziarie per organizzare una manifestazione del genere, quindi colgo l'occasione per ringraziare anche la Fondazione Tercas, il BIM, la provincia, la regione Abruzzo e tutti quelli che hanno dato una mano affinché questa tradizione potesse continuare a esistere. Ecco, un'eccellenza veramente per la regione Abruzzo a livello agricolo, a livello di produzione, e l'attenzione appunto che la regione sta dedicando in maniera particolare all'agricoltura e ai prodotti del vino, perché possono essere veramente da traino per l'economia regionale e quindi un'opportunità anche per le imprese. Io penso che Montepagano rappresenti la manifestazione per eccellenza, il Vinitaly della nostra regione. Noi dobbiamo raccontare alla nostra regione i nostri gusti, le nostre tradizioni, in particolar modo il vino. Il vino rappresenta per noi il miglior ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo, e i 44 anni di storia di Montepagano sono lì a testimoniare l'eccellenza, il recupero di tradizioni e soprattutto di prodotti che possono promuovere al meglio il nostro territorio. Ricordiamo nel 2014 i dati così importanti dell'export nel settore agroalimentare, in particolar modo nel settore vino. Assessore, il vino può essere la carta vincente per uscire dalla crisi? Ma sicuramente lo è stato. Negli ultimi anni abbiamo registrato una forte crisi in tutti i settori della nostra economia, il settore agroalimentare ha avuto invece delle grandi opportunità, e in particolar modo il mondo del vino. Certo, c'è ancora tanto da lavorare, tanto da fare, tanto da impegnarsi, da innovare, da ricercare, ma la Regione Abruzzo, attraverso i suoi strumenti, il piano di sviluppo rurale, tutte le opportunità dell'OCM Vino danno al mondo del vino, agli imprenditori del vino, all'economia vitivinicola regionale delle grandi opportunità. Io penso che per il futuro possiamo avere altri successi come quelli che possiamo festeggiare oggi qui alla 44esima edizione di Montepagano. Il BIM ormai è una presenza fissa ed è un supporto imprescindibile per Montepagano. Ma è fondamentale. Io da quando 8 anni del mio mandato siamo presenti, ogni anno collaboriamo con l'amministrazione, in questo caso con Ennio Pavone, che sta lavorando anche bene. Bisogna sempre ogni anno fare un qualcosa in più, piccoli passi affinché questa manifestazione, non soltanto a livello provinciale e regionale, ma oltrepassare i confini. Questo è l'obiettivo, con calma, piano piano, insieme ce la possiamo fare.
consigliere regionale Leandro Bracco con la delega cultura. Qui a Montepagano, l'euro setano ad adozione, ma soprattutto punta tanto sul rilancio della cultura del nostro territorio, e una mostra come questa ha tanto da insegnare a livello culturale sulle nostre tradizioni. Sicuramente sì, credo che sia un dovere da parte mia essere qui, al di là della distanza geografica che è minima rispetto a dove io abito, però l'avvenimento era ed è troppo importante per presenziare. Sono certo che questo evento avrà successo, e per quanto è di mia competenza cercherò di fare di tutto affinché la cosa venga conosciuta e pubblicizzata, e che la gente aderisca con piacere e anche con affetto, con calore. Consorzio Colline Teramane di OCG, il vino protagonista principale di questa mostra appunto dei vini, 44esima edizione, il consorzio da sempre vicinissimo, ci illustra quelli che saranno le cantine e quelli che saranno i vini che potremo trovare a Montepagano quest'anno. Da 44 anni Montepagano è la cornice per i vini delle colline teramane, soprattutto di queste zone d'Abruzzo, non solo, ci sono anche altre cantine e altre rappresentanze del resto d'Abruzzo, però soprattutto negli ultimi anni c'è stato un riabbraccio tra il consorzio delle colline teramane e l'amministrazione di Roseto, e da questo riavvicinamento è venuta fuori una bellissima collaborazione, e Montepagano non poteva che tornare ad essere, dopo qualche anno di apertura giusta anche ad altre cantine dell'Abruzzo, e non poteva che tornare ad essere la celebrazione di questa zona d'Abruzzo, che è l'unica che esprime un DOCG Montepulciano d'Abruzzo. E poi quanto è bella come location quella delle cantine, che ogni anno affascina i turisti e i tanti visitatori. Certo, ma il vino non può trovare un posto più adeguato, questo è il bello di questa iniziativa e di questa idea. Il consorzio delle colline teramane è un consorzio piccolo che sta facendo tanti passi in avanti, è fatto da un gruppo di produttori molto unito, molto entusiasta, e quindi nella maggior parte dei casi è anche rappresentato da nuove generazioni, quindi giovani, che immettono nuove energie in questo lavoro che è sempre più difficile. E Montepagano è un momento di festa dove ci rincontriamo e facciamo, diciamo che godiamo della parte più bella del nostro lavoro, che è quella di fare un brindisi insieme, bere e godere di questo bel lavoro.
Full box. Full box.